Occhia del Corpus Domini, a pochi passi dal centro di Milano. Ogni giorno presso la storica mensa dei Carmelitani Scalzi, nata nel 1932, i volontari accolgono e servono il pranzo a 300 persone, uno dei tanti esempi virtuosi delle nostre chiese, dove il cibo che andrebbe altrimenti destinato ad essere gettato via, viene invece recuperato per dare aiuto concreto e speranza ai più fragili e ai più deboli, nel pieno rispetto delle leggi, garantendo la qualità. Gli alimenti a lunga conservazione arrivano dal banco alimentare. E poi per il fresco è un'altra emanazione del banco alimentare che si rifornisce ritirando alle mense aziendali, alle scuole, quello che avanza. Questa attenzione ci porta a evitare gli sprechi e a dar da mangiare a chi non ce n'ha. Abbiamo sempre, a parte il pane, la frutta, un dolce, sempre un primo. E poi il secondo, qua ci sono delle persone, ma ci sono dei numeri e vuol dire non solo dare un pasto, ma far sentire ancora una persona come persona. Così le eccedenze di cibo recuperate dal non profit permettono di aiutare coloro, stranieri italiani, che bussano ogni mattina alla porta dei Carmelitani. Questo è l'invito rivolto da chi, come volontario, porge un piatto caldo e offre nuova dignità a chi rischia di restare ai margini. Prima di buttare via la roba, di pensarci, perché noi quando vediamo lo sciupio è proprio una cosa contro natura, perché c'è della gente veramente che ce l'abbiamo fuori dalla casa nostra e non ce ne rendiamo conto, che ha veramente bisogno da mangiare.